Oui. Siamo qui alla parrocchia di San Prisco a Nocera Inferiore per l'evento in collaborazione con le voci del castello, il collettivo, qui di fianco a me Carmine Montalbano. Abbiamo visto la Befana, la discesa della Befana, un evento che si ripete già da qualche anno. Sì. Questo anno c'è stata la vostra collaborazione, il vostro appoggio a questa iniziativa. Ci sono stati tanti bambini che si sono divertiti. Sì. Diciamo che lo scopo è proprio questo, quello di prima di tutto aggregare le persone e far divertire i bambini. Nel contempo il collettivo delle Voci del Castello si muove da un po' di tempo sul territorio in collaborazione con le realtà locali, nei vari rioni. Non dimentichiamoci il progetto Sacro e Profano, che è quello di portare nelle varie realtà, nei vari rioni della città, iniziative culturali, spettacoli per promuovere anche artisti locali, l'enogastronomia. E quindi in questa occasione ci siamo affiancati alla parrocchia San Prisco, ai giovani che ringrazio, a tutta la cittadinanza del Borgo Vescovato che ci ha dato solidarietà e ci è stata vicino. È nato un rapporto di collaborazione, anzi di amicizia con il Borgo Vescovato, e da questa cosa noi alla fine abbiamo deciso di individuare questo, una location come il Borgo Vescovato, che ha dei beni storici, un patrimonio immenso, una cattedrale bellissima con dei resti archeologici sono rinvenuti da un po'. Abbiamo organizzato una visita guidata con il professore Pecoraro dell'Archeo Club, intervenuto il professore Peduto, che ringrazio. Diciamo, la manifestazione in effetti serve alla protezione della nostra città. Ogni anno noi ci prefiggiamo di individuare un rione e collaborare con le realtà locali ad organizzare spettacoli di questo genere. Non guardando, diciamo, solo davanti ai nostri piedi, ma vediamo un progetto futuro. Noi addirittura stiamo sostenendo un progetto che si chiama Riscopriamo Nocera. Infatti la pagina su Facebook attualmente è allestita da te, Tonio Pace, quindi altri collaboratori, e mano a mano mettete i vari angoli della città storici che molte volte non si conoscono e molte persone non li conoscono, perché diciamo si insegna un po' poco a scuola la storia di Nocera. Sì, in effetti hai colto proprio nel pieno il nostro intento. Cioè, è vero che siamo partiti da un periodo storico che va molti anni fa dallo splendore di Nocera al Faterne, ma non disdegniamo di attraversare tutti i periodi storici fino ad arrivare ai giorni nostri, percorrendo l'età medievale e fino ai nostri giorni, con iniziative sul territorio che dovrebbero coinvolgere più realtà, più comuni, partendo da Nocera Superiore, come dice lo stesso Pecoraro, di un'archeologia lineare che abbiamo sul territorio, quindi coinvolgendo Nocera Inferiore, arrivare a Pagani, con tutte le associazioni del territorio, sia teatrali sia musicali. Questo progetto, diciamo, ha un'ambizione molto più ampia, che
non può essere per forza di cose a breve termine, deve essere un'ambizione a lungo termine. Noi vogliamo sensibilizzare le persone verso il patrimonio archeologico, anche iniziando dai bambini. Abbiamo in progetto dei libri fumetto da inserire nelle scuole. Lo scopo principe sarebbe quello di riportare alla luce l'anfiteatro di Nucerio Alfaterna all'antico splendore, per portare un rilancio economico del nostro territorio, visto la situazione attuale. Non abbiamo più il tessile, non abbiamo più il pomodoro, né più il metalmeccanico. Non dobbiamo costringere i nostri figli per forza ad andare all'estero, i nostri cervelli vanno all'estero. Noi dobbiamo dare la possibilità a tutti di poter vivere nel loro territorio, rivalutarlo e viverlo. Quindi dobbiamo insegnare prima ai bambini. Beh, le iniziative continuano, perché l'evento continua anche per i Re Magi che ci saranno nella giornata di domani dell'Epifania. Ovviamente tutti gli aggiornamenti riguardo a Riscopriamo Nuceria basta andare semplicemente su Facebook, avere un account e lì trovate Carmine Montalbano insieme agli altri collaboratori pronti a postare tutti gli angoli storici della nostra città. Salvatore Cascone, che fa parte del comitato di festeggiamenti della parrocchia di San Prisco, che ha voluto fare questa iniziativa in alcuni giorni. Questa sera abbiamo ripreso la Befana che scendeva dal campanile, domani ci saranno i Re Magi per l'Epifania. Iniziativa che è proiettata verso il futuro, sempre nella stessa misura, oppure aggiungerete qualcosa in più mano a mano che crescerà? Allora, le nostre prospettive sono quelle di, ovviamente, di migliorare anno per anno, con la speranza della collaborazione dell'amministrazione, del sindaco, e quindi piano piano, insomma, di fare sempre cose un poco più grandi, in modo che i bambini si possano divertire, si possano riscoprire un'altra volta le bellezze dei borghi. E quindi ci riproponiamo di riorganizzarci e di preparare per l'anno prossimo la festività dell'Epifania. Ricordiamo che chi viene qui alla parrocchia di San Prisco, c'è un bacchetto che offre, diciamo, delle cose culinarie locali, quindi oltre a vedere, diciamo, lo spettacolo, ci sono quali dolci o dolciumi o cosa avete preparato? Allora, più che dolci e dolciumi, la specialità proprio del borgo sono i pasti e fagioli di Don Gennaro, che sono famosi oramai per tutta Nocera, con le caldarroste. Quindi venite qui, il tempo è freddo e quindi è proprio ottimo per questo tipo di pietanze. Abbiamo qui Antonio Sbarra, che fa parte sempre dell'Associazione San Prisco, il più piccolo dell'associazione, però diciamo un'associazione che punta a fare grandi cose. La serata di questa sera come ti è apparsa? È stata una serata bellissima, la verità non me l'aspettavo con queste previsioni del tempo, però cioè, il tempo ci ha aiutato, anche grazie anche ai nostri amici, per esempio Carmine Montalbano, che è stato prima, che è un ottimo amico, che fa parte dell'associazione Voci del Castello, che ci dà una mano a organizzare da 15 giorni questo evento bellissimo e indimenticabile. Cioè, la verità, noi abbiamo avuto dei risultati bellissimi e non ci aspettavamo. Diciamo una cosa sul lato monetario, ecco, l'avete organizzata di tasca vostra, ecco, non c'è stato, diciamo, un esterno che vi ha candeggiato, vi ha dato dei soldi. Un po' tutti voi avete costruito questo evento. Sì, abbiamo cercato di costruire questo evento tramite le conoscenze delle persone, tramite l'aiuto dei commercianti che ci hanno aiutato a costruire una Befana vera e propria, tra virgolette, cioè danno delle caramelle in omaggio, danno dei contributi per acquistare delle caramelle per fare queste iniziative che aspettavo da tanto tempo, come si è avuto l'anno scorso con molto successo. Bene. Ringraziamo quindi gli operatori, anzi gli associati dell'Associazione San Prisco, le Voci del Castello. C'è sempre la giornata dell'Epifania, ci sono i Re Magi, quindi tutta Nocera è invitata.